Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 15, versetti 29-37. Gesù si allontanò di là, giunse presso il mare di Galilea e, salito sul monte, lì si fermò. Attorno a lui si radunò molta folla, recando con sé zoppi, storpi, ciechi, sordi e molti altri malati. Li deposero ai suoi piedi ed egli li guarì, tanto che la folla era piena di stupore nel vedere i muti che parlavano, gli storpi guariti, gli zoppi che camminavano e i ciechi che vedevano, e lodava il Dio di Israele. Allora Gesù chiamò a sé i suoi discepoli e disse: «Sento compassione per la folla, ormai da 3 giorni stanno con me e non hanno da mangiare. Non voglio rimandarli digiuni perché non vengano meno lungo il cammino». E i discepoli gli dissero: «Come possiamo trovare in un deserto tanti pani da sfamare una folla così grande?» Gesù domandò loro: «Quanti pani avete?» Dissero: «7 e pochi pesciolini». Dopo aver ordinato alla folla di sedersi per terra, prese i 7 pani e i pesci, rese grazie, li spezzò e li dava ai discepoli e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà. Portarono via i pezzi avanzati, 7 sporte piene. In questo brano Gesù è di ritorno da una sua predicazione e moltiplica nuovamente i pani. Non è la prima volta. Questa volta però i destinatari non sono solo ebrei, ma anche i pagani. E l'evangelista Matteo lo esplicita quando dice: «E lodava il Dio di Israele», lodava il Dio del popolo di Israele. Gesù sale sul monte e una folla di persone, tante persone, lo raggiungono. E lo raggiungono con i loro problemi, malati, storpi, ciechi, zoppi, tanti problemi e Gesù guarisce tutti. Queste persone raggiungono Gesù perché sanno di bussare alla porta della misericordia. C'è scritto: «Li deposero ai suoi piedi ed egli li guarì». Una scena che dice tanta fiducia. Queste persone si abbandonano, affidano la loro vita nelle mani di Gesù. E Gesù si china verso di loro, senza distinzione, con grande compassione. Ma la gentilezza nel comportamento di Gesù va anche oltre, una premura grandissima. Non solo si preoccupa dei malati, non guarisce solo le loro infermità, si preoccupa anche di coloro che devono tornare a casa, del loro viaggio di ritorno verso casa. Sente compassione per la folla, è una commozione viscerale. Compatire, la traduzione del verbo greco è muoversi le viscere, quindi è una commozione profonda, viscerale. E se teniamo conto del verbo latino, dell'origine latina del verbo, è patire con, quindi è un sentire intimo e profondo che spinge Gesù ad occuparsi ancora del suo popolo, a prendersi ancora cura del suo popolo. Gesù ha compassione del suo popolo, la gente non ha più nulla da mangiare perché evidentemente ha terminato ormai le provviste e quindi domanda ai discepoli. I discepoli, pur non trovando, cercano una soluzione all'esterno, dove troviamo del pane per tutta questa gente nel deserto. Invece Gesù cerca una soluzione all'interno e con pochi pani e pochi pesci non solo sfama la fame di tutti i presenti, un gran numero di persone, ma addirittura ne avanza. Matteo ci dice 7 sporte piene. E dall'episodio della condivisione del pane emerge in maniera forte il contrasto tra
la scarsità di quello che è a disposizione, la pochezza di quello che è a disposizione. È invece l'estremo bisogno che si presenta in quel contesto. In un commento a questo Vangelo, Papa Francesco ha scritto, ha detto: chi di noi non ha qualche pesciolino e pochi pani? Tutti ne abbiamo. Se siamo disposti a metterli nelle mani del Signore, basteranno perché nel mondo ci sia un po' di amore, di pace, di giustizia e soprattutto di gioia. Ecco, allora la condivisione di questo, la parola chiave di questo brano evangelico probabilmente è proprio la condivisione. E se leggiamo attentamente, tra la folla scorgiamo le persone malate, ma anche le persone sane. E se le persone malate sono riuscite a raggiungere Gesù, è proprio grazie all'aiuto delle persone sane. Insieme, sani e malati hanno condiviso il cammino con un aiuto reciproco. Allora, se questo miracolo è potuto accadere, è proprio perché degli uomini e delle donne sono stati disposti ad aiutarsi reciprocamente. Questo brano richiama anche l'Eucaristia. Gesù prende i 7 pani e i pesci e rese grazie, quindi Gesù benedice il pane, compito che spetta al capofamiglia, e così riconosce che Dio è il datore dei beni per il sostentamento dell'uomo. E i verbi che sono qui, prendere, benedire, spezzare, dare, rievocano proprio la successione dei verbi dell'ultima cena. Allora, il cristiano saziato da Cristo e di Cristo può offrire a tutti l'abbondanza dei beni ricevuti. Ciascun cristiano, ciascuno di noi, proprio come i discepoli, dopo essere stato saziato da Cristo e di Cristo, può condividere il pane anche agli altri, a cominciare dai vicini, nelle proprie case, alla propria famiglia, e poi via via tra le strade del mondo, lì dove noi siamo chiamati ad operare, possiamo condividere il pane della consolazione, il pane dell'accoglienza, il pane della giustizia, il pane della speranza. Ecco, il pane della speranza. In questo tempo di attesa, qual è quello dell'avvento, in un momento storico in cui sembra predominare la precarietà, la paura, il buio, noi siamo chiamati a condividere il pane della speranza, perché non possiamo non condividere la gioia del dono di Dio. Allora Gesù non è spaventato del mio poco, me lo chiede per moltiplicarlo e metterlo a frutto. E se siamo disposti a condividere anche il nostro poco, Gesù può rendere possibile ciò che è impossibile. Preghiamo con il Salmo 22. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia, mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi l'olio di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Buona serata e buona attesa a tutti.